Allora, signori, io voglio sapere semplicemente perché nel 2024 le prese elettriche non sono più come questa di una volta che avevano il loro tasto di accensione centrale che era off, on, visibilmente on off, no? Sentite lo scatto, ok? No, oggi nel 2024 abbiamo delle prese fighissime con attacchi di ogni tipo, no? Ok? Così, con anche l'USB, tutto bellissimo, entrano anche bene perché la difficoltà di queste è che non entravano. Te ne fanno vedere che le puoi mettere qui, qui e qui, ma alla fine l'unico posto in cui puoi mettertela è lì, perché metti qua, non uscirà mai più poi. Una volta che le inserite, non esce più, non c'è proprio verso. Queste sono le prese cinesi, cioè sono delle morse incredibili. Quindi uno dice, vabbè, la cambio, ne prendo una più seria, più seria. Quindi prendete questa qua, ok? Poi ad un certo punto però scoprite che il tasto di accensione è così. Il tasto di accensione è questo qua che piace tanto, questo molle, ok? E quando una cosa è molle, tendenzialmente non va bene. Allora, cosa succede? Che, non so se vedete il LED, cioè così dovrebbe essere accesa. Vedete cosa succede? E vi posso, e se faccio così si riaccende, follia. E vi posso garantire che non è solo questione del LED. Qualunque dispositivo collegato, effettivamente, se questo non si accende, perde l'alimentazione. Io pensavo fosse solo un problema di LED, e invece no. Questa ce l'avevo da un anno, dopo un anno ha smesso di funzionare, ha iniziato a fare così. Perché? Non c'è un motivo, se non il fatto di mettere questo interruttore di merda, perché non si può mettere un interruttore così a una cosa così importante centrale. Cioè il rubinetto centrale e me lo fai così? Costa affare? Non, cioè, porca miseria, e vi posso anche garantire che io mi sono accorto di questo problema perché frizzava, perché faceva scintille, tutto questo un secondo fino a un secondo prima di accendere il video. E qui io mi incazzo ancora di più perché poi quando... Guarda, guarda, quando chiamate qualcuno a vedere una cosa, no? No, no, ma fa così, ma non ci credo. Dai, vieni a vedere e non si verifica. Però la prova visiva è questa. Ecco, così acceso, no? Fate così, magari si spegne, perché basta un niente, spento, e voi perdete. E magari ci avete attaccato il computer qua, un computer da 1000 passa euro, no? Voi avete preso la presa sicura, ok, che non si sgancia, poi avete il tasto centrale, la cosa più importante, ma questo è il riflesso della società, questo è il riflesso di come noi consideriamo le cose. Tutto perfetto, i dettagli, ok? Poi la cosa più importante la facciamo a cazzo, completamente a cazzo. Io non so più che dire.